Quando non sai, diventi gentile. La perdita di gentilezza è una caratteristica molto ricorrente negli individui moderni, che appaiono ormai prevalentemente egocentrici. Questo atteggiamento ci rende sostanzialmente cattivi, visto che ognuno pensa solo a se stesso, a come manipolare l'altro, possedere sempre di più e schiacciare chi si mette sulla sua strada. I motivi di questa tendenza diffusa, che tutti constatiamo quotidianamente, sono molteplici. Ciò che ci interessa maggiormente, però, sono le conseguenze a cui questo atteggiamento ci porta, conseguenze che, una volta individuate, certamente preferiremo evitare. Ognuno di noi sente dentro di sé l'irresistibile bisogno di dimostrare all'altro di valere di più. Questo per il semplice fatto che, nella società moderna, sei qualcuno solo se è questa a riconoscerti come tale. In essa viviamo una continua competizione. Superare un esame, avere quel posto di lavoro, fare carriera, vendere di più, possedere cose e conquistare la donna più bella. Dobbiamo apparire come quelli che hanno capito tutto, che sanno come si fa e che, col senno di poi, non farebbero mai gli errori stupidi che hanno compiuto gli altri. Ecco qui gli ingredienti quotidiani del nostro vivere, l'insieme di tutti quei pensieri e quelle azioni che ci rendono arroganti, saccenti, disinteressati all'altro. Ognuno di noi, in misura differente, vive secondo questi standard e la conseguenza diretta di tale atteggiamento è il profondo sentimento di solitudine che ci attanaglia. È triste da dire, ma se ci riflettete attentamente noterete che la maggior parte delle persone che vi circonda lo fa solo per interesse personale. Al lavoro questo aspetto è palese, ma che dire dei conoscenti che vi chiamano solo quando hanno bisogno? E poi, vi siete mai trovati nei guai? In quel momento non si sono forse dileguati praticamente tutti? Le persone su cui possiamo contare veramente sono davvero poche. Questo non è certo un bel vivere. Pertanto, se ci riconosciamo anche solo in parte in tutto questo, oggi abbiamo la possibilità di cambiare. Per farlo basta comprendere una verità fondamentale. L'uomo smette di essere ciò che è e diventa improvvisamente gentile quando non sa. Quando candidamente si trova nello stato d'animo della comprensione e dello stupore, ecco che ogni sua sovrastruttura crolla. Diventa come un bambino curioso che ascolta serenamente ciò che gli viene detto, con gli occhi sbarrati. Al contrario, quando si deve dimostrare di essere all'altezza, di sapere tutto e non avere niente da imparare, ecco che lì si diventa cattivi. Cambiamo il nostro modo di pensare. Approcciamoci al mondo con l'idea che vi sia sempre qualcosa da imparare, che ogni esperienza, anche la più banale, è un'occasione per diventare persone migliori, complete e consapevoli. Allora il mondo ci apparirà meraviglioso, pur rimanendo sempre lo stesso, perché saremo noi ad avere nuovi occhi.